Quante volte nella vita ci siamo sentiti dire: ma tu non sai aspettare? A tal proposito, nel libro di Giobbe, al capitolo 35, al verso 14, sta scritto: e tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Talvolta i periodi più difficili della vita sono quelli dell'attesa. C'è una grande inquietudine quando il cuore si trova in bilico tra timore e speranza, fiducia e dubbio, in attesa che qualcosa accada o cambi nella nostra vita. Quanto è diverso, al contrario, l'atteggiamento del credente che fiducioso attende l'adempimento dei piani di Dio. La fede nell'intervento del Signore gli consente di riposare sereno, fondandosi sulle sue promesse. La parola di Dio ci presenta l'esempio di Anna, una credente vissuta al tempo dei giudici, che andò al Signore con un fardello di tristezza e di sofferenza, presentandogli una preghiera struggente. Dopo aver pregato, Anna si alzò e il suo aspetto non fu più quello di prima. L'attesa della risposta del Signore fu dolce per lei, perché nel suo cuore era scesa la quieta certezza dell'intervento divino. Lei seppe aspettare. Il suo esempio sia per noi fonte di incoraggiamento, affinché possiamo attendere fiduciosi l'adempimento dei piani di Dio per la nostra vita. Ricordiamoci che la nostra causa gli sta davanti, e allora io e te impariamo ad aspettare con fiducia l'intervento e l'aiuto del nostro Dio.